Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Epoch. Prima di dirvi che cos'è Epoch, vi dico che se state vedendo questo video quando è uscito o nei giorni immediatamente successivi, su Facebook e su G+ stiamo facendo il giveaway di alcune chiavi di Epoch, quindi se lo volete adesso o alla fine della recensione potete andare a fare quello che c'è scritto su Facebook o G+. Passiamo al gioco in sé. Allora, Epoch è un omaggio ai primi Zelda, è un action RPG adventure in cui fondamentalmente ce ne andremo in giro con il nostro personaggio a sconfiggere nemici in maniera, diciamo, arcade, in tempo reale, a superare enigmi, a cercare di raccogliere più tesori possibile, a fare i pixel e a passare di livello. E questa è la bella premessa di Epoch, che è un gioco, vi anticipo già un po' il finale della recensione, che per tutti quelli che sono nostalgici dei primi Zelda sarà piacevole da giocare. Ok, la storia di Epoch è abbastanza irrilevante, nel senso che non ha un tramone principale da seguire, andremo in giro, faremo quello che possiamo e andremo via da dove ci ammazzano, cercando nel frattempo di lootare il più possibile e trovare più segreti possibile. Allora, cose positive di questo Epoch. Sicuramente il fatto che di essere un omaggio a Zelda, quindi per tutti quelli che sono nostalgici di quel tipo di giochi, dei primi Zelda, non parliamo ovviamente di cose tipo Ocarina of Time, okay, ma dei primi Zelda usciti su Nintendo, questa cosa è sicuramente una cosa positiva, non ce ne sono abbastanza di giochi come questo. È pieno di roba, è pieno di oggetti, è pieno di diverse cose da fare, è possibile speccare il nostro personaggio secondo tre diverse strade, fondamentalmente magia, forza e destrezza, ed è molto bravo ad alternare enigmi e fasi arcade, fasi action, nel senso che molto spesso in questo tipo di giochi che alternano fasi action a fasi di puzzle, una delle due fasi è quella principale, mentre l'altra funge soltanto da diversivo per l'azione o da diversivo per i puzzle. Abbiamo trattato recentemente, non so se è ancora uscito il video, TikTok AI, che usava proprio le fasi platform per togliere la ripetitività dalle fasi di avventura grafica. Qua invece le due cose sono abbastanza bilanciate e non ci saranno momenti in cui ci troveremo a fare delle robe che sono chiaramente soltanto dei riempitivi di minuti o mezz'ore o ore di gioco. L'alternanza tra queste due fasi garantisce una certa varietà e fa sì che non sia, che il ritmo sia sempre abbastanza buono, evitando fasi noiose, fasi ripetitive. Un'altra cosa che ho apprezzato è che gestisce le morti come le gestisce Dark Souls, cioè noi potremmo morire, nel caso in cui noi si morisse rispawneremo al punto di spawn iniziale, ma il nostro cadavere conterrà ancora quello che avevamo con noi quando siamo morti e ci permetterà di essere recuperato, il che l'ho trovato una cosa piuttosto carina, perché rende la morte non troppo punitiva, in qualche modo la rende punitiva, cioè non è semplicemente un caricamento di un salvataggio che l'avrebbe in qualche modo resa inutile, ok? Però ci dà un obiettivo in più, ci dà una cosa in più da cercare, una cosa in più che possiamo cercare di fare, ovvero andare a recuperare il nostro cadavere. Sempre se non siamo morti in modi particolarmente stupidi per i quali il cadavere non è recuperabile, succede. Ok, queste sono le cose positive. Vediamo adesso le cose che potrebbero essere migliorate di questo Epoch. Partendo dal menu iniziale in cui bisogna cliccare Endgame per iniziare. Fantastico, bellissimo, quasi poetico, tanto è assurda questa cosa. Allora, il problema più grosso di Epoch è un problema tecnico, nel senso che Epoch è un gioco che si può giocare solo in finestra, si deve giocare con un'interfaccia orrenda, perché l'interfaccia dei menu è quanto di più inutile, incasinato e convoluto io abbia mai visto. Non è vero, c'è chi lo batte, ma è abbastanza inutile, incasinata e convoluta. È una grafica che sembra presa da RPG Maker e che non rende giustizia
al gioco in sé, ok? Il gioco sembra molto più brutto di quello che è. Intendiamoci, va bene la grafica in pixel art, va benissimo, perché anche in questo caso è anche un omaggio al genere, ma è necessario che la grafica in pixel art, oggi come oggi, sia comunque dotata di una personalità, mentre la grafica di Epoch purtroppo non ha molta personalità, ok? I combattimenti sono carini, ma avrebbero potuto essere molto più profondi, invece i combattimenti sono estremamente semplici come meccaniche, non avremo tante cose che possiamo fare, e quindi forse un po' più di profondità avrebbe giovato al titolo. E devo dire che ho trovato leggermente penalizzato il percorso magico, nel senso che nel momento in cui noi, almeno all'inizio, perché nel momento in cui noi troviamo un bastone che ci permette di lanciare degli incantesimi, quindi seguire il percorso magico, tanto per capirci, di evoluzione, di livellamento magico, il bastone in sé ha delle cariche, che sono cariche per dungeon o per vita. E quindi nel momento in cui noi entreremo in un sotterraneo dovremo dosare quanto useremo la nostra arma tra virgolette più forte, perché essa si scaricherà, e se si scarica nel momento peggiore, cioè contro tipo i boss, è un gran casino, perché dovremo switchare ad un'arma che non sia un'arma nella quale siamo, abbiamo livellato, e poi dovremo cambiare completamente stile di combattimento. Ultima cosa che mi sento di dire andrebbe migliorata in Epoch è il tutorial. Il tutorial c'è, è anche abbastanza chiaro, ma è un tutorial sui tasti e non sulle meccaniche. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci insegna come si attacca, ci insegna come si schiva, ci insegna come si salta, come si corre, come si fa tutto. Ma a livello di meccaniche da RPG, e quindi di statistiche, cosa saranno le statistiche, come si livella, come fare come livellare in maniera decente, eccetera, eccetera, non ci dice nulla. Dovremmo andare a provare a cercare di capire se qualcosa che facciamo è utile, inutile, come fare a farlo, eccetera, eccetera. Questo devo dire che non l'ho apprezzato tantissimo, più che altro perché siccome la parte di RPG sotto è abbastanza pesante, nel senso che è abbastanza complessa, l'interfaccia non è chiarissima e non sempre è chiarissimo come fare le cose che vogliamo fare e cosa influisce cosa, soprattutto avrei apprezzato di più che mi venisse spiegato qualcosa di più a livello di numeri, ok, di statistiche, di caratteristiche di numeriche proprio del gioco. Va bene, questo era Epoch, che costa 15 euro su Steam, è stato sviluppato da Nick Everlitt, ma non costa niente se siete vincitori di una delle tre chiavi che metteremo in palio a partire da oggi, da quando state vedendo questo video, se l'avete visto il giorno dell'uscita, per una settimana. Se le vincete non vi costa nulla, ce ne sono tre, sono facilmente vincibili, estrarremo poi chi le ha vinte. Andate su Facebook e su G+ per sapere come vincere tre chiavi di Epoch, cioè una chiave di Epoch. Ce ne sono tre, ma ne diamo una a tre persone, non tre a una persona. Vabbè, avete capito. Grazie per aver seguito questo episodio, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!